28 di febbraio, ultimo giorno del mese, quindi il giorno della BookTube Italia Legge Indipendente, e la casa editrice di questo mese è la Tunue. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bentrovati sul canale. Se è la prima volta che passate, io sono Martina e questa è l'iniziativa BookTube Italia Legge Indipendente, un progetto che è stato proposto dal canale di Eleonora Mistortellino l'anno scorso ed è già da più di un anno che andiamo avanti proponendo ogni mese case editrici indipendenti e libri di queste case editrici. Siamo diversi booktuber che partecipano ogni mese all'iniziativa. Guardando qui sotto nell'info box potete avere i link a tutti i loro canali e sapere un po' che libri hanno letto loro per questo editore. Questo mese appunto la casa editrice che è stata scelta è la Tunue, una casa editrice che è abbastanza famosa, abbastanza apprezzata in Italia perché pubblica principalmente graphic novel sia per adulti che per bambini, anche se ha un catalogo piuttosto vasto che comprende anche romanzi e saggistica, soprattutto saggistica che riguarda proprio l'ambito del fumetto, del mondo della sceneggiatura, della cinematografia. Ora, io questo mese avevo qualche dubbio sul partecipare o meno, ho partecipato sempre all'iniziativa tutti i mesi, anche quando non conoscevo gli editori, a maggior ragione perché era l'occasione buona per poterli scoprire, però con la Tunue io non ho avuto finora un buon rapporto, nel senso che tutti i libri che mi è capitato di leggere di questa casa editrice non hanno trovato il mio gusto, non hanno incontrato, ecco, il mio gusto, sia testi appunto graphic novel sia i romanzi, perché ho letto anche un romanzo e non mi erano piaciuti, forse mi ero lasciata in qualche modo influenzare da recensioni che però non incontravano proprio appunto il mio gusto. Allora, questa volta alla fine mi sono decisa a partecipare perché sono ostinata, ho detto no vabbè, devo partecipare lo stesso. Mi sono andata a spulciare il catalogo in maniera un pochino più approfondita e ho cercato qualche libro, qualche testo che potesse ben adeguarsi alla mia comfort zone. L'ho fatto di proposito per riabilitare appunto i rapporti con questo editore. E ho scelto due testi e devo dire che questa volta è andata molto bene, più che bene, perché forse secondo quelli che sono proprio i miei gusti, i miei itinerari di lettura, i miei cuscinetti confortevoli, sono riuscita a trovare qualcosa che mi è piaciuto veramente tanto. E allora comincio, quale? Sono belli tutti e due. Vabbè, iniziamo con questo. Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Chiaramente Sostiene Pereira non è un graphic novel, ma è un romanzo scritto da Tabucchi che vinse anche il premio Campiello nel 1994. Era un libro che volevo leggere da molto tempo, seppur ne avessi letti degli stralci, perché nelle antologie scolastiche spesso vengono riportati appunto dei pezzi di questo romanzo, ma non avevo mai letto per intero. E allora ho deciso di leggere appunto questa riduzione a fumetti, che mi è piaciuta tantissimo, sia per quanto riguarda proprio la storia di per sé, che è l'edizione curata dalla Tunue. Questo libro, innanzitutto, di che cosa parla? È ambientato a Lisbona nel 1938, il protagonista è un uomo, un giornalista, che si occupa della pagina culturale di una rivista, appunto, in Lisboa. Quest'uomo, improvvisamente una mattina, si alza, è turbato dal pensiero della morte. Questo pensiero comincia a diventare un chiodo fisso nella sua mente fino a quando non incontra un ragazzo, un giovane che si chiama Monteiro Rossi e che in qualche modo entra a far parte della sua vita, perché Pereira ha bisogno di un nuovo corrispondente per il giornale, ha bisogno di una persona che si occupi dei necrologi anticipati, cioè di stendere quei necrologi, quei testi dedicati a personaggi famosi, ad artisti, a letterati, che devono essere preparati per poi uscire ad hoc nel caso in cui quel certo artista, letterato, intellettuale scompaia improvvisamente, quindi in caso di morte. Solo che i rapporti con questo Monteiro Rossi cominciano ad aprirgli dei nuovi quesiti, delle nuove domande, perché Pereira è sempre stato l'uomo senza qualità, quell'uomo che cerca di vivere nella maniera più pacata possibile, senza dare fastidio a nessuno, senza porsi troppe domande, senza sconvolgersi troppo, senza farsi coinvolgere eccessivamente dai drammi della storia.
Ma è veramente così che si deve vivere, e soprattutto a Lisbona nel 1938, con la guerra civile che è imperversa nel paese a fianco praticamente, si può star zitti senza fare niente? O è necessario dare una svolta decisiva alla propria vita, dare un calcio a tutto e rivoluzionare ogni cosa, magari entrando anche in conflitto con quella che è stata fino adesso la propria indole, la propria anima, ma portando in qualche modo un contributo alla storia con la S maiuscola? Questo è il tema della vicenda. Mi è piaciuto molto il modo in cui è stato raffigurato, sia per lo stile di disegno, perché le illustrazioni sono colorate come se fossero degli acquarelli, o forse sono fatte proprio d'acquarello, non so se si vede bene da qua, però c'è proprio questo colore molto, molto netto, con i contorni molto netti, quasi da cartone animato della Disney. Ecco, forse in questa immagine si vede un po' meglio, con questi colori caldi che rappresentano la contemporaneità, che si contrappongono invece all'uso dei colori freddi per i ricordi, perché quest'uomo continua a dialogare con il ritratto della moglie defunta, della quale non si è mai veramente, cioè non è mai riuscito a dimenticarla, non è mai riuscito a rompere definitivamente il rapporto con lei, e quindi continua a intrattenere questa relazione che però è tutta ancorata nel passato e viene qui rappresentata con questi colori freddi, con il grigio, con l'azzurro, con il celeste. Mi è piaciuta anche moltissimo la prefazione curata da Paolo Di Paolo, che è uno dei pochi scrittori italiani che io apprezzo molto. Lui, fra l'altro, parla di Sostine Pereira citando un altro autore che mi piace tantissimo, che è Julian Barnes, che ne ha parlato in Livelli di vita, quindi questa prefazione dà proprio valore aggiunto all'opera. Non so, forse se addirittura ad un certo punto recupererò anche il romanzo, perché comunque questa versione mi è piaciuta tanto, soprattutto negli spunti di riflessione che dà. Il secondo libro che ho letto, un altro graphic novel, appartiene ad una collana della Tunue che non conoscevo e che si chiama Prosperous Books. Il libro è Tutta la vita in un abbraccio di Luca Mitrano, Cristiano Silvi e Marco Pugliese, nel senso che di Luca Mitrano credo che sia la trama, l'idea, mentre Cristiano Silvi e Marco Pugliese le hanno poi fatto l'adattamento a fumetti, perché Luca Mitrano non è chiaramente un fumettista, ma è un danzatore e coreografo italiano, molto apprezzato, fra l'altro si è visto diverse volte in televisione. E lui è venuto in mente questa idea, l'idea per questa storia, dopo aver conosciuto una danzatrice italiana che è per me un punto di riferimento assoluto proprio come donna nella vita, è Simona Azzori, che è qui raffigurata. Simona Azzori, per chi non lo sapesse, è una danzatrice sarda che è nata senza le braccia e ciò nonostante è riuscita a farsi un nome, ad emergere nel mondo della danza e anche nel mondo della pittura. Allora, ispirandosi a lei, lui ha inventato questa storia che in realtà in comune con Simona Azzori ha poco, se non il sostenere la necessità di perseverare quando si vuole realizzare un sogno. La storia inventata qui, infatti, nasce in Turchia. La protagonista è una ragazzina che si chiama Amira, che a causa di una violenza barbara, brutale, che le viene imposta, perde appunto le braccia, non nasce senza le braccia. Solo che questa ragazza si ritrova poi a vivere un viaggio molto particolare, viene aiutata da una serie di persone che incontra, riesce ad arrivare in Italia e qui, insomma, cerca di realizzare quello che è sempre stato il suo sogno, di cui nelle campagne sperdute dei paesini della Turchia aveva avuto una vaga idea, perché era venuta in possesso di questo manuale di danza classica in italiano quando era ragazzina. È un libro che parla proprio della fiducia nel sogno, nel credere nei propri sogni, anche quando sembrano irrealizzabili, anche quando sembrano così lontani da non poter essere mai raggiunti, anche quando le condizioni sono bloccanti e non permettono, anzi non permetterebbero di portare alla realizzazione del sogno stesso. Quindi è veramente una bella storia. Ci sono chiaramente dei cliché, degli elementi, è una storia semplice poi tutto sommato. Però ha questo senso, questo grande senso di positività, questo grande senso di fiducia in se stessi e soprattutto nel guardare sempre quella stella lì che c'è davanti e dire: se io voglio raggiungere qualcosa, devo avere davanti l'obiettivo, e allora anche le condizioni impedenti diventeranno invece dei rampini sui quali appoggiare i piedi per poter realizzare l'obiettivo. Dicevo, questa collana non la conoscevo, si chiamano Prosperous Books.
Prospero, dal nome di un personaggio celebre di Shakespeare, infatti in apertura c'è proprio la citazione dalla Tempesta di Shakespeare: noi siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni. E credo che tutta la collana sia dedicata proprio a storie di persone che hanno dedicato la loro vita alla realizzazione del proprio sogno, non hanno mai perso di vista l'obiettivo finale, nonostante le avversità e le difficoltà, sono riuscite comunque in qualche modo a farcela, quindi sono delle belle iniezioni di fiducia. Io vi raccomando di andare a guardare i video degli altri, fatemi sapere se avete letto questi libri, se avete altri testi di questa casa editrice da suggerirmi, visto che questa esperienza di questo mese è stata positiva e mi ha permesso di riabilitare un po' il mio rapporto con questo editore, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!